Puntuali come ogni settimana, benvenuti a questo 19° appuntamento con un calcio in seconda, il settimanale sportivo dedicato interamente al campionato di seconda categoria Girone C. Abbiamo molta carne sul fuoco, quindi acceleriamo i tempi e andiamo a vedere quello che è successo nel turno che è appena passato. Supera indenne il difficile ostacolo rappresentato dal Sant'Ambrogio alla capolista Novacque Dolci, che a 180 minuti dalla conclusione della stagione regolare continua la marcia inarrestabile verso il salto di categoria. La formazione del duo Buono-Calcò temeva in maniera particolare questa trasferta ed alla fine ne viene fuori, conquistando un prezioso punto che le permette di allungare a più 4 sulla diretta inseguitrice San Fratello, fermato dalla nebbia nella sfida interna che lo vedeva opposto all'Alcara. Dopo un primo tempo in cui si è giocato regolarmente al Gagliani con gli ospiti che sono andati vicini al vantaggio con una traversa, ad inizio ripresa il direttore di gara optava per la sospensione dell'incontro a causa della scarsa visibilità. Si fa sempre più ingarbugliata la situazione per quanto riguarda la griglia dei play-off. Chi poteva mettere una seria ipoteca in tal senso era la Lesa, ma la formazione del presidente Barberi deve recitare il mea culpa per le tante occasioni da rete sprecate e per la poca cattiveria dei propri avanti negli ultimi 16 metri, quando bisognava concretizzare. Ed alla fine il Pollina, senza rubare nulla, ha sfruttato l'occasione per pareggiare l'incontro, approfittando di una dormita difensiva. Rinviata per nebbia anche l'altra sfida di alta classifica tra la Lontina e il Rosmarino, con quest'ultimi che saranno chiamati ad un vero e proprio tour de force in questo finale di stagione per le gare che hanno da recuperare. La sorpresa della giornata giunge da Sant'Agata, dove una folgore ridotta con l'organico ai minimi termini rimedia una figuraccia contro un Real Casale che rifila addirittura un punteggio tennistico. Mentre con la sconfitta rimediata a Torrenova con il più classico dei risultati, per il Tusa arriva alla matematica in retrocessione in terza categoria. Dopo aver visto il servizio relativo al programma che è appena passato, è arrivato il momento di vedere altre immagini, dal vivo, ovvero le gare dove eravamo presenti con coloro i quali collaborano alla buona realizzazione di questa trasmissione. Quindi vediamo il nostro piccolissimo treno di servizi filmati che riguardano le gare Alesa, Rosmarino, Sant'Ambrogio, Nuova Acqua Dolcese, che era giocata nell'anticipo di sabato al comunale Santa Barbara di Cefalù. Il servizio è firmato da Armando Geraci ed infine la gara che si è giocata sotto serra di Camastra tra Alesa e Pollina.
Nella nona giornata di ritorno del campionato di seconda categoria, al campo Santa Barbara di Cefalù si affrontano la Proloco Sant'Ambrogio e la capolista Nuova Acque Dolci, partita molto importante per la classifica. La capolista arriva a Cefalù con 3 punti di vantaggio sulla seconda, che è il San Fratello, mentre la Proloco Sant'Ambrogio cerca punti importanti per rientrare nella zona dei play-off. Il Sant'Ambrogio si presenta con un completo blu, mentre la squadra della Nuova Acque Dolci si presenta con una maglia bianco-verde. Arbitro dell'incontro il signor Neri di Palermo. Inizia la partita, vediamo le azioni più significative dell'incontro. Quinto minuto, c'è un lancio di Moccero sulla sinistra verso Di Fina, il quale invece di tirare subito di prima cerca di liberarsi di un paio di avversari e poi spara alto fuori. 24esimo, Moccero se ne va sulla destra, traversone dal fondo, Cangelosi, tiro ribattuto. 40esimo, Acque Dolci in avanti, la palla arriva a Siracusa che si trova molto distante, un tiro con una traiettoria pericolosa che passa poco sopra la traversa del portiere Culotta. 44esimo, ancora Acque Dolci in avanti, la palla arriva a Manzo, il tiro molto forte però fuori dalla porta. 45esimo, Lodico del Sant'Ambrogio, traversone al centro, Moccero, tiro fuori bersaglio. Dopo un paio di minuti di recupero, l'arbitro, il signor Neri di Palermo, fischia la fine del primo tempo. Si va negli spogliatoi con il risultato di 0-0. Il Sant'Ambrogio ha avuto un netto predominio territoriale, ma poche volte è stato veramente pericoloso. Tutto si deciderà nel secondo tempo. Inizia la ripresa, palla per la Nuova Acque Dolci. Quarto minuto, la palla arriva a Moccero che si trova davanti un avversario, cerca di liberarsi dell'avversario con una finta e poi effettua un gran tiro che ha una parabola che inganna il portiere russo e la palla finisce in rete. Sant'Ambrogio in vantaggio per 1-0, quarto minuto della ripresa. Non è passato neanche un minuto, il Sant'Ambrogio perde una palla a centrocampo, c'è un lungo rilancio in avanti, 2 difensori del Cefalù contro un attaccante della Nuova Acque Dolci, è Liprino che comunque prende il pallone e batte il portiere Culotta, 1-1, quinto minuto del secondo tempo. Le sustanze di Liprino dopo la segnatura. 10° minuto, l'Acque Dolci ci riprova di nuovo, c'è un lancio sulla sinistra, tiro molto forte ma la palla finisce al lato di poco. Al 18esimo, bella azione corale della squadra del Nuova Acque Dolci in contropiede, conquista un pallone al centrocampo, ci sono 3-4 passaggi, la palla arriva sulla sinistra, c'è un tiro ancora una volta impreciso e per Culotta è veramente una fortuna che la porta questa volta è salva. 20esimo minuto, e adesso il Sant'Ambrogio che si porta in avanti, la palla arriva a Moccio al centro dell'area, il quale tiro ribattuto, riprende Lodico di testa e la palla finisce fuori di poco. 39esimo, punizione di Di Fina dal limite dell'area, il portiere russo manda in calcio d'angolo. 43esimo, Gatta del Sant'Ambrogio, traversone, Moccero di testa, la palla finisce fuori di poco. 44esimo, contropiede dell'Acque Dolci e Gullia che entra in area, esce il portiere Culotta sui piedi e sventa questa minaccia dell'Acque Dolci. 47esimo, ultima occasione per il Sant'Ambrogio, Pasquale Papa che manda un traversone verso il centro, Gianbelluca che si è portato in avanti di testa, la palla di poco sopra la traversa. Subito dopo l'arbitro, il signor Neri di Palermo, fischia la fine dell'incontro, risultato 1-1, le reti di Moccero al 4° minuto del secondo tempo e al 5° minuto di Liprino. Un risultato abbastanza giusto per quello che si è visto in campo. Primo tempo dove la squadra cefalodese ha avuto un netto predominio territoriale ma poche occasioni da rete. Nel secondo tempo le due squadre si sono un po' equivalse. Risultato abbastanza giusto. Doveva essere la gara decisiva per ottenere il pass necessario per potersi giocare i playoff promozione da una posizione di vantaggio. Ed invece la Lesa, dopo un promettente avvio che le aveva permesso di andare anche in vantaggio grazie ad una bella rete siglata da Vincenzo Di Girolamo, si vede costretta a rivedere i propri piani. E questa in sintesi l'analisi della partita andata in scena al comunale di Santo Stefano di Camastra, dove la formazione della Lesa ha ospitato su un terreno di gioco ridotto ai limiti della praticabilità a causa delle abbondanti piogge un Pollina ben organizzato che ha avuto il merito di aver disputato una buona gara senza aver rubato nulla. Si va al riposo con la formazione di casa avanti di un gol e con il rammarico di non aver saputo concretizzare le occasioni da rete create.
Nella ripresa viene fuori con maggiore personalità il Pollina, che gioca nella metà campo avversaria, alza il baricentro del gioco e su un tiro d'angolo perviene al pareggio con il nuovo entrato Botindari, che approfitta di una dormita generale della retroguardia lesina e centra il bersaglio. Dopo un attimo di smarrimento per il gol del pareggio, la Lesa si gioca il tutto per tutto, si riversa testa bassa in avanti e stringe d'assedio la porta avversaria, confezionando anche delle nitide occasioni da rete. Le più ghiotte capitano sui piedi del nuovo entrato Cupane, ma in entrambi i casi spreca malamente da ottima posizione. Dopodiché partono i titoli di coda che mettono in archivio una sfida che sembrava essere iniziata sotto la buona stella per la compagine della Lesa, ma che alla fine le lascia l'amaro in bocca per come si sono evolute le cose. In merito